Ok, parcheggiamo, scarichiamo la bici e per trovarci subito all'imbocco del sentiero, la chiesetta 2. Qua inizia subito il cattivo il sentiero, là il primo drop, anche l'unico del sentiero. E niente, oggi giriamo a nastro qua. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete già capito, oggi lasciamo la macchina proprio all'imbocco del sentiero, la chiesetta 2, e giriamo appunto in questo sentiero come dei criceti. Allora, in generale a me piace insomma percorrere lo stesso tracciato più volte. Certo, la chiesetta 2 è molto divertente ma anche molto breve. Faccio così perché ho sempre la bici caricata in macchina, oggi mi trovo un attimino con diciamo un'oretta libera e allora ottimizzo i tempi, vengo qua, scarico e giro a nastro e vediamo di fare delle cosettine divertenti. Ok, primo giro di riscaldamento, si parte subito al brucio. Ok, il primo giro, vediamo di andare sciolti, fluidi. Easy. Ok, iniziato subito a stracazzo. Allora, qua questo passaggio me lo guardo bene dopo. Cazzo, suona già il telefono a quest'ora. Occhio agli alberi, che avevo già preso delle testate. In passato. Sempre bello però, eh. Ok, qua il pietrone. L'altra volta mi ero un po' incartato. Ok, ed è già finita. E quindi adesso si risale. Sì, poi di qua continuando si va al Cretaceo, che ancora non ho mai fatto. E qua da strada Ronda Paletto incrociamo strada Revigliasco, uno scorcio su Chieri, penso. E niente, da qua si ritorna su. 16:46, sono arrivato al fondo, che erano le 16:40. 6 minuti per risalire. E ricominciamo. Il droppino lì, di per sé, i droppini non sono poi così cattivi, è che iniziano sempre, l'approccio al salto è sempre un po' sbarelloso. Oh, però sto giro fuori strada, ma ho tirato meglio. Andiamo a fare il terzo giro e, come vi dicevo, l'ingresso al salto è sempre molto sbarelloso. Ok. Dunque, predisponiamo per lo showreel. Quindi io la GoPro la piazzerei qui. Allora, quarto e ultimo giro, sempre attenzione all'ingresso.
Di ciarce maledette. Fagioli. Ok. Ok, il giro del criceto per oggi è finito. Abbiamo fatto circa 4 giri in un'ora, è brevissimo, come avete visto voi. Però insomma, per fare questi toccate fuga puoi veramente andare a cannone. Sempre divertente, la prossima volta magari mi inoltro un pochino più in giù fino al Cretaceo, magari anziché far 4 giri ne faccio solo 2. La prossima volta ci sarebbe anche da fare andare fin su al Colle della Maddalena e fare la chiesetta 1, solo che penso che la risalita insomma sia un pochino più lunga e poi comunque lì è da andare con le freeridone, le diaccone. Comunque la chiesetta 2 è bellissimo, inizia subito incazzato con un droppino che di per sé non è neanche difficile, cattivo, è che è l'approccio al salto, quello che c'è prima, che è tosto, quindi insomma si arriva sempre un po'. Io personalmente l'ho fatto bene solamente una volta su 4, ma comunque il gioco, il bello è anche questo. Ragazzi, con questo è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, se c'è qualcosa che volete chiedermi lasciatemelo scritto qua sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima avventura nei sentieri. Ciao!